Buon pomeriggio, ben trovati da Fossacesi. Il Giro d'Italia è scattato da qualche minuto, grandissimo entusiasmo a Fossacesi Marina in Abruzzo per la grande partenza, la cronometro alle nostre spalle, stanno andando i corridori per quella che è una vera e propria giornata di festa. Un flash con il sindaco di Fossacesi, Enrico Di Giuseppe Antonio. Sindaco, per voi una grande gioia. Una grande festa e soprattutto è la volata che si concluderà all'indomani del Giro d'Italia per far decollare il turismo. Ci abbiamo puntato tutto e il risultato verrà e sarà un risultato che ovviamente premierà lo sforzo di tutti per fare in modo che la Costa dei Trabocchi, la mia città che è il cuore, possano davvero essere un punto di riferimento del turismo adriatico. Grazie al sindaco di Fossacesi Enrico Di Giuseppe Antonio, la cronometro che assegnerà la prima maglia rosa del Giro d'Italia, favorito Filippo Ganna, attenzione anche a Remco Evenepoel e a Primoz Roglic, Stephen Kung. Ci andiamo ad ascoltare il presidente di RCS Urbano Cairo, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e Vincenzo Nibali, che hanno parlato poco fa ai nostri microfoni. Bellissimo, sono arrivato mezz'ora fa, devo dire un clima spettacolare, la gente è proprio felice di avere il Giro d'Italia, affettuosi, accoglienti, bellissimo. Idea vincente, lo possiamo dire, grande partenza in Abruzzo, idea vincente. Ah beh, sicuramente sì, il posto è bellissimo, c'è il mare, un mare stupendo, tutto bellissimo, e poi la gente è veramente molto, molto felice, molto accogliente, molto positiva, è una bella festa. Le chiedo l'ultima cosa, oggi si parte dal mare, venerdì prossimo si torna in Abruzzo, si arriva in alta montagna. Infatti, perché in Abruzzo abbiamo tutto. Io sono arrivato qui da Roma e ho attraversato, diciamo, delle montagne, dei posti bellissimi. L'Italia è veramente un paese spettacolare, bellissimo, e c'è un grande Giro d'Italia. Beh, una gioia immensa, era quello che sognavamo. Le condizioni poi del tempo ci presentano il nostro territorio nella maniera migliore possibile, non potevamo sperare di più e di meglio. C'è un clima di grande festa, l'organizzazione è perfetta, ringrazio tutte le autorità dalla prefettura in giù che hanno collaborato per rendere possibile questa giornata di festa. Incrociamo le dita, ma insomma credo che si possa dire che sta andando tutto bene e che questo grande sforzo che abbiamo fatto per portare la grande partenza in Abruzzo è stato premiato. Le faccio una domanda difficilissima, Presidente. Con un aggettivo mi deve descrivere le sue sensazioni vivendo sul posto questa giornata. Gioia. Un giorno veramente di grandissima festa e veramente una grande opportunità anche per l'Abruzzo avere una grande parte del genere, una grande presentazione che è stata fatta oggi. Oggi invece ti godiamo il cronoprologo. Ecco. Cronoprologo sulla Costa dei Trabocchi, oltre al risultato agonistico anche un grande scenario. Ma un grandissimo scenario che io non conoscevo, perché comunque anche la pista ciclabile è completamente nuova, è stata costruita proprio ultimamente, quindi avere questa grandissima sfilata del gruppo di grandi campioni che oggi affronteranno i primi 20 km della cronometro, quindi sarà un grande spettacolo a livello internazionale. Ci provo, Vincenzo, i tre corridori di Vincenzo Nibali sul podio finale di Roma. È difficile poter indicare comunque i tre corridori finali sul podio di Roma, ma chiaramente sono arrivati qui ben preparati, Remco, Roglic, poi ci sono comunque Almeida che arriva con un'ottima condizione per questo Giro d'Italia, ci sarà sicuramente Geraint Thomas, Theo Guggenhardt, anche loro saranno diciamo dei corridori che tenteranno di fare una buona classifica. Qualcuno dice Vincenzo Nibali in maglietta e pantaloncini potrebbe essere ancora qui. No, assolutamente no. Perché? Perché ho smesso, come tutti ben sanno, e in questo momento diciamo ci sono altre strade cui ho intrapreso e nuove avventure.